Ciao, sono Patrick Sheriff e oggi facciamo una breve panoramica in 5 punti della produzione poetica d'annunziana. 1. L'esordio letterario. Nel 1879 D'Annunzio fa il suo esordio poetico con la raccolta Primovere. È chiara in queste poesie l'influenza di Carducci, ma si avverte già una nuova musicalità dei versi, più avvolgente e sensuale. 2. La produzione romana. Racchiudiamo la produzione romana in un periodo che va all'incirca dal 1881 al 1891. Individuiamo all'interno di questa produzione 5 opere. 1882, Canto Novo, dove vi è un largo uso della vitalità panica e il lio lirico si trova immerso nel paesaggio naturale al cui interno ritrova una propria autenticità fuori dal tempo e dalla storia. Inoltre, in Canto Nuovo, centrale è l'amore, visto come forza erotica primaria e istintiva. 1884, intermezzo di rime. In questa raccolta c'è un ritorno e una rigorosa attenzione alla metrica tradizionale. Inoltre, come in quasi tutte le opere della produzione romana, è centrale il tema erotico. 1890, L'Isoteo. In quest'opera si viene espresso il tema erotico, però è ambientato questa volta nella realtà cortigiana del 300 e del 400. Inoltre D'Annunzio si pone in competizione coi modelli del passato e quelli contemporanei. 1890, La Chimera. Qui troviamo oggetti e situazioni descritti in maniera allucinata. 1892, Le elegie romane. Caratteristica di quest'opera, di queste poesie, è un'atmosfera languida e malinconica in linea col tema della maggior parte delle liriche in cui si descrive, appunto, si racconta la fine di un amore. 3. L'opera retorica nazionalista. Nel 1893 escono Le odi navali, dove D'Annunzio celebra la marina italiana e esalta il mito della forza superomistica. 4. 1893. Il poema paradisiaco. Quest'opera segna una nuova fase della poetica d'annunziana. Infatti incontriamo qui la bontà e le aspirazioni evangeliche. Inoltre vi è la presenza di un forte intimismo che da un lato richiama Pascoli, dall'altro anticipa la corrente dei crepuscolari. 5. Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Più comunemente e semplicemente le laudi. La stesura di quest'opera inizia nel 1899. È un'opera molto complessa a cui dedicheremo un video apposito. Qui ricordiamo solo che il filo rosso che lega tutte le laudi è il tema del viaggio. Con questo concluso, se non vuoi perderti altri video, iscriviti al canale e attiva le notifiche. In bocca al lupo e al prossimo video!